Salve a tutti, oggi sentivo di voler condividere con voi questa ennesima riflessione. Mi sto sempre più interrogando sul perché molto spesso ci vengano dette delle cose e soprattutto si insista sulla proibizione usando ricatti, usando anche minacce, usando anche coercizioni che sono, ricordiamo, degli abusi belli e buoni. E ho pensato, ma è mai possibile che noi viviamo in un sistema che legalizza e fa anche addirittura della pubblicità occulta e manifesta per tabacchi, per alcolici, e per uso indiscriminato di zucchero, carne, allevamenti intensivi e quant'altro. E poi, caso strano, facciamo un esempio, uno per tutti, emblematico e paradigmatico, in merito alla cannabis, ad esempio, tutti i governi del mondo si sono sempre scagliati per proibirla. Ora, chi mi conosce sa che io non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti perché non mi servono. Sono astemio, non bevo, non fumo niente, non prendo pasticche di nessun tipo, sono vegetariano, sono animalista, non mangio il pesce, non mangio niente di tutto questo, quindi non faccio questo discorso per una rivendicazione personale. Però quando mio padre, si è ammalato di tumore, ho iniziato a ricercare anche tutti gli articoli scientifici in merito agli effetti, per esempio, del cannabinolo. E ho scoperto che il cannabinolo al 25% ha il potere di bloccare il tumore e addirittura far regredire le metastasi. Solo che io all'epoca potevo ricevere queste pasticche di cannabinolo al 25%, che mi pare si possano vendere solo in determinati stati, mi pare all'epoca solo in California, ma per riceverli bisognava essere cittadini della California e avere la prescrizione medica da un medico della California. Quindi all'epoca, vivendo in Italia, io non ho potuto, all'epoca mio padre non fu in grado di ricevere questa possibilità eventuale terapeutica perché il nostro sistema nazionale non prevedeva questo tipo di approccio. E pensate che questi effetti del cannabinolo al 25% li hanno scoperti solamente trattando i grandi anoressici, perché appunto scoprirono che i grandi anoressici, assumendo questo cannabinolo al 25%, che come sappiamo instilla la famosa fame chimica, vedevano sparire i loro tumori e addirittura vedevano regredire le metastasi. Quindi pensate che grandissima possibilità terapeutica che però a quanto pare nessuno contempla. Vi dico questo perché anche nell'antica Roma, io ricordo una volta al ginnasio di aver fatto una versione su Apuleio in cui appunto lui doveva difendersi dalle accuse di stregoneria e di magia nera dalla famiglia della moglie. E l'oggetto dell'accusa era che Apuleio fabbricasse dei dentifrici. E quindi all'epoca non si usava questa pratica, e quindi chi usava il dentifricio era considerato uno stregone. Ma vogliamo parlare dei francesi? Vogliamo parlare della sporcizia inenarrabile che nell'Europa del Medioevo noi abbiamo avuto e che comunque fu anche la causa, la concausa, se non la causa scatenante della peste nera, eh? Vi ricordate? Cioè, loro si pensava durante il Medioevo che lavarsi facesse male, quindi soprattutto i francesi che erano calvi, erano senza denti, erano in condizioni piene di pulci, eccetera, eccetera, si profumavano, inventarono addirittura i profumi e le ciprie per asciugare proprio l'odore fortissimo, per coprirlo. Si racconta anche che le famose dame meravigliose, piene di belletti, parrucche e quant'altro, svolazzanti di Versailles, per urinare andassero negli angoli della stanza meravigliosa di Versailles e direttamente sul parquet, accucciandosi in questi meravigliosi abiti, facessero pipì, poi se ne andassero e quindi tutto quanto rimaneva lì a evaporare. Quindi, perché vi dico questo? Perché io quando leggo e ascolto queste prescrizioni cosiddette igieniche, cosiddette anti-Covid, io diciamo che rimango veramente senza parole.
Perché io ritengo che impastarsi le mani con questi gel sedicenti igienizzanti sia assolutamente privo di senso. E anche questo uso indiscriminato della mascherina, che è stato anche più volte detto da eminenti personalità della scienza, che non ha alcun effetto di protezione, ma anche solamente igienica. Io non parlo di protezione dal virus reale o presunto, ma parlo proprio di igiene. Non ha alcun valore da questo punto di vista, eppure viene imposto. Ora io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, in questo caso non del popolo, ma dell'avvocato del diavolo. Ci pensiamo come mai, proprio da quando in Italia sono state aperte determinate cose, no? E quindi la gente è stata in grado di stare di nuovo vicina, unita, di respirare la medesima aria e di aggregarsi, caso strano c'è stata questa discesa della curva degli ammalati, anche della pericolosità del virus. Sarà proprio che tutto quello che ci hanno sempre proibito di fare, che ci insistono e che insistono che noi non facciamo, sia invece proprio la cura, cioè sarà che proprio noi esseri umani abbiamo invece bisogno di contagiarci positivamente così da sviluppare gli anticorpi? Non so se avete visto il famoso film, quello lì con Tom Cruise, mi pare La guerra dei mondi, dove si vedevano appunto questi terribili alieni che improvvisamente risvegliavano le loro astronavi e distruggevano tutta la Terra, eccetera, eccetera, per dominarci, e che poi, quando alla fine del film una di queste navicelle apre i portelloni e finalmente si vede questo alieno che scende dalla navicella e respira l'atmosfera italiana, tutti i nostri virus, tutta la nostra, diciamo, tutto il nostro, la nostra storia umana virale lo invade, e lui, avendo un altro sistema immunitario, muore all'istante. Quindi tutta questa famosa invasione aliena viene sventata semplicemente perché gli alieni si rendono conto che, facendo parte di un altro sistema, non riuscirebbero a gestire la nostra struttura virale, batterica e umana. Quindi sarà che magari, e ripeto, tutto quello che ci stanno sempre proibendo e su cui stanno insistendo in una maniera del tutto arbitraria e irragionevole, sarà la cura? Vedremo.